Mercoledì 6 settembre, bentrovati con il TG Distretto di quest'oggi. Il distretto ceramico sta tornando alla piena attività, mentre il settore creativo e commerciale sistemano gli ultimi dettagli in vista del CERSAI in programma l'ultima settimana di settembre, naturalmente a Bologna. Gli impianti produttivi stanno ripartendo a singhiozzo, con diverse aziende che non sono ancora a produzione piena, alcune riprenderanno solo ad ottobre. Le nubi che si addensavano sul settore prima della fermata estiva sono ancora lì, dal rallentamento delle vendite in Germania, Francia e Stati Uniti, all'incognita sul prezzo del gas. E a proposito di questo, oggi avvio il rialzo per le quotazioni ad Amsterdam. Gli operatori guardano ai flussi di GNL in arrivo in Europa e alla minaccia di sciopero dei lavoratori di numerosi impianti in Australia. Sotto i riflettori anche i livelli degli stoccaggi, che sono superiori alla media degli ultimi anni. Ad Amsterdam le quotazioni hanno avviato la giornata con un incremento dell'1% a 34,8 euro al megawattora. Il dispetto di oggi ci porta a Sassuolo. Tutti col naso all'insù a Sassuolo, da via Fenuzzi e piazza Garibaldi, e ci mancherebbe il campanone, ovvero la settecentesca torre campanaria che domina piazza Piccola, è il simbolo della città. Il suo restauro, annunciato da ponteggi che nei giorni scorsi hanno delimitato l'area di cantiere, è attesissimo. L'intervento ha preso forma in questi giorni di fine estate, verrà portato a termine entro Natale. Costa 140.000 euro, ma 50.000 ce li mette la Marazzi, che già negli anni 80 donò alla città l'orologio che campeggia sulla torre stessa. Ed ora ci occupiamo di CERSAI. È giunto alla sua 11ª edizione. Il progetto CERSAI Business vede quest'anno, nel quarantennale della manifestazione, un incremento di partecipazione tra operatori e prescrittori internazionali del mondo del progetto. Gli invitati sono 130, con delegazioni provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, UK, Svizzera, area del Golfo, Sudafrica, Africa meridionale, Israele, sud-est asiatico e Far East. L'obiettivo è intensificare il networking tra gli interlocutori internazionali e le aziende italiane produttrici di ceramica e arredo bagno che espongono in fiera. Si tiene dal 28 al 30 novembre presso l'International Center for Exhibition di Hanoi la 7ª edizione di Asian Ceramics. Oltre 200 espositori, sono attesi circa 3.000 visitatori. Saranno presenti in fiera diversi espositori internazionali, in particolare quelli provenienti da Cina e Italia, saranno raggruppati in collettive nazionali. Ed ora veniamo ad All for Ties, all'ultima edizione che si è tenuta a Modena Fiere, e scopriamo insieme Protesa. Protesa è una società del gruppo SACMI, nata ormai all'inizio degli anni 2000. Si occupa di servizi e soluzioni nel mondo energetico volte all'efficientamento delle imprese e alla realizzazione di impianti fotovoltaici chiave in mano. Siamo contenti di essere qui anche perché questo territorio è importante per noi e per il nostro gruppo, e i clienti del mondo ceramico e di tutto quello che è il comparto territoriale di Modena e dintorni è importante per il nostro sviluppo. Crediamo molto in questo settore, l'aspetto energetico è oggi sempre più importante e diventa un asset fondamentale per i nostri clienti ceramisti, non solo come impianto fotovoltaico di per sé, ma anche come asset per una sostenibilità del prodotto. Per lo sport ci occupiamo di calcio. La Serie B è ferma come la Serie A per le partite delle nazionali. Si torna in campo la prossima settimana. Il Modena sarà in trasferta sabato 16 alle 14 con Federal Pissalò, mentre la Reggiana ospiterà la Cremonese sempre sabato, ma alle 16.15 naturalmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al momento Canarini terzi a 9 punti, va peggio per i Granata che sono sedicesimi con 2 punti. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.856 miliardi di euro. Arrivederci.